io rappresento il PD, sono segretario di tutto il PD, quindi. Ma hai qualche proposta da fare? No, devo vedere cosa dice il sindaco innanzitutto. Noi tempo fa abbiamo dato la disponibilità nell'interesse alla città per il rilancio dei programmi, per il rilancio della fondazione del 2019. Ha chiesto a noi la nostra disponibilità. Noi come partito, sapendo le difficoltà in cui viveva la città, abbiamo dato la disponibilità. Dopodiché il sindaco ci ha chiamato, adesso vediamo cosa ci dice. Abbiamo discusso di un po' di programma, di quant'altro, però noi ancora non abbiamo deciso niente, perché devo in una direzione e poi prendo tutte le decisioni che dobbiamo prendere. La città si sta lamentando di questo possibile accordo, dicendo che chi non ha votato a destra si ritrova. Ma noi riteniamo che sotto un punto di vista prettamente politico hanno ragione. Però è da tempo che la città, i cittadini si stanno lamentando che è tutto fermo, il dossier è bloccato, la programmazione sta ferma e quindi ci sono stati problemi anche nella maggioranza di numeri per il bilancio, si approva sì, non si approva no. Non potevamo permetterci il rischio di avere un commissario per 18 mesi e quindi abbiamo valutato tutte le opzioni sul campo. Alla fine ci stiamo abbiamo un governo senza opposizione però. Ma non lo so se tutti sono d'accordo, finalmente scopriremo 5 Stelle l'opposizione, perché fino a mo 5 Stelle l'opposizione io non l'ho vista, cioè, stavo in consiglio, facevo qualche intervento, io la città, noi abbiamo fatto proposte e evidentemente adesso 5 Stelle si deve misurare effettivamente con l'opposizione. Ma solo 5 Stelle? Però non lo so, perché noi non è che noi stiamo in maggioranza e poi bisogna vedere cosa significa opposizione, perché noi stiamo in maggioranza, dobbiamo fare le nostre proposte, però in consiglio comunale comunque noi diremo la nostra, siamo liberi di dire quello che noi riteniamo che va, quel che non va lo diremo in consiglio anche comunale. Pensate, la gente, se c'è questo accordo, crede a quello che sta dicendo? Com'è? Se c'è questo accordo tra il PD e il governo di destra, pensate che la gente creda a quello che stai dicendo, che farete opposizione? Ma io, siccome c'è un governo di salute pubblica come sta anche in Germania non c'è l'opposizione, però le cose vanno avanti. La gente poi deve vedere dai fatti, se le cose cambiano vuol dire che il nostro ingresso è servito. Se noi ci rendiamo conto che il nostro ingresso, la maggioranza, non è servito a modificare niente, a cambiare le cose, tireremo le nostre conclusioni. Noi stiamo facendo questo sforzo, ci rendiamo conto che anche il nostro elettorato non è d'accordo, però non possiamo far fallire questo progetto Matera 2019, questo è l'aspetto. E quindi stiamo tentando con le nostre forze, con i nostri uomini migliori, anche Salvatore Adduce, che lui è restio anche su questa scelta qui, però io come partito ho detto che bisogna mettere da parte gli egoismi personali e dare risposte alla città ai problemi che ci sono. Ripeto, noi lo stiamo facendo all'interesse della città, non abbiamo bisogno di poltrone, perché se avevamo le poltrone ci hanno offerto 6 poltrone, 5 poltrone a gennaio, abbiamo detto di no. Quindi stiamo qui e verificheremo. Se ci rendiamo conto che il nostro apporto, il nostro progetto, la nostra disponibilità non porta i risultati sperati, tireremo le conclusioni e poi si deciderà il da farsi.